È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 37. L'aria che li circondava era terribilmente pesante, quasi acida, ma i loro corpi non se ne accorgevano minimamente. Sfrecciavano sul terreno bagnato, lanciando pugni e calci nel vano tentativo di riuscire a colpirsi nel modo più astuto ed ingegnoso. Ma le loro abilità fisiche non erano le migliori. Nonostante ciò, James nutriva grandi speranze verso quei ragazzi, che ingenuamente e con poca esperienza facevano a cazzotti, causandosi qualche lieve ferita agli zigomi. Dei dilettanti che puntavano solo ed esclusivamente al viso e allo stomaco. Quello che i suoi occhi scuri e privi di alcuna compassione stavano guardando era una vera e propria rissa tra ragazzini in preda agli ormoni. Harry si protese verso Will, stringendo il pugno destro, e si scagliò contro il ragazzo, pronto a sferrargli un gancio dritto sul viso. Ma il suo polso si fermò per via della grande mano di James, che stringeva con forza, costringendolo a rilassare la mano. L'espressione di Will mutò dall'essere intimorito all'essere vorace. "Stavo per suonargliele per bene", si lamentò allargando le braccia, facendo ridere persino il riccio, che gliele stava decisamente dando di santa ragione. L'uomo li guardò entrambi, e lo stesso stavano facendo Azzurra e Lux. "Credete che questa sottospecie di scazzottata adolescenziale vi possa far battere anche solo uno di loro? O persino avvicinarvi alla Grimbel?" Il tono della sua voce era pacato, ma Harry, standogli a quella breve distanza, riusciva a vedere il suo petto alzarsi e abbassarsi ad una tale velocità da fargli credere che il cuore stesse per esplodergli. "Non siamo una mensa scolastica, questa non è una gara a chi tira il pugno più forte", sbraitò lasciando la presa dal polso del ragazzo. Le sue gote erano diventate rosse dalla rabbia, e il suo viso fece quasi venire i brividi alla figlia, che lo guardava con stupore. Lux stava assistendo con le braccia strette al petto e non aveva nemmeno commentato quell'atto brutale verso il suo Harry, che adesso si massaggiava il polso dolorante in silenzio. James fece qualche passo indietro, brontolando su quanto si sentisse inutile, ma le sue parole morirono quando Dave uscì all'esterno della casa e a grandi passi andò verso di lui. Azzurra inarcò un sopracciglio nel vedere gli occhi di Dave sembrare quasi più scuri, le labbra storte in una smorfia e le vene del collo in evidenza. Il ragazzo si tolse la giacca in jeans, un nuovo regalo da parte di Emma, la lasciò cadere a terra e fece proprio quello che il suo amico Riccio non era riuscito a fare. Diede uno dei suoi ganci destri migliori colpendo in viso James. L'uomo indietreggiò, mentre gli occhi che poco prima erano sul ponte del naso caddero a terra e quasi per poco non li seguì a ruota. Le mani di Azzurra raggiunsero la bocca, coprendo lo stupore che si leggeva in viso, e James, per tutta risposta, lo guardò con la stessa espressione. Questo prima che un altro pugno raggiunse il suo viso. Solamente allora Harry e William bloccarono Dave dal fare un errore senza rimedio. "Che ti prende, amico?" chiese Will, guardandolo con bocca semiaperta. Dave era decisamente più robusto di lui, e il suo continuo sforzo di liberarsi dalla presa non migliorava la situazione. "Quel bastardo ci ha mentito!" sputò acidamente, cercando di spingere entrambi i ragazzi che lo tenevano fermo. "Diglielo! Diglielo la verità!" urlò di nuovo, guardando con disprezzo James, che boccheggiava senza dire una parola. Lux guardò il padre inchinando di poco la testa. Era quasi pronta a prendersela con Dave per il suo atteggiamento e la sua reazione del tutto infondata. Ma le parole dell'amico bastarono per farle dubitare del proprio padre. "Su cosa ci hai mentito?" disse guardandolo. E quando anche lui la guardò, non vide più gli occhi di un uomo che era sopravvissuto, ma quelli di un colpevole. "Rispondi," lo intimò. La sua voce era così bassa che a stento riusciva a sentirsi. James deglutì a fatica, e il dolore al viso gli rendeva i movimenti ancora più difficili. Le sue labbra si aprirono e richiusero parecchie volte prima di formulare una frase di senso compiuto. Non sono scappato quel giorno", disse balbettando, proprio come un ladro che era appena stato beccato in flagrante. "Mi hanno fatto uscire prima che la ribellione dei Villains degenerasse.
spiegò riprendendo gli occhiali a terra e ripulendole come per proteggersi. Li rimise concedendosi un briciolo di sicurezza. La signora Plum era mia madre. Mi aveva adottato quando avevo circa 7 anni. Fui probabilmente il primo ad entrare nel riformatorio e il primo ad uscire. Ma non venivo trattato in modi migliori. Subivo gli stessi trattamenti, gli stessi esperimenti e gli stessi abusi fisici. È stato mio padre a farmi scappare. Lavorava con mia madre e non voleva che ne uscissi morto. Il resto è tutto vero. Mi sono lasciato alle spalle il Millennium e tutto ciò che lo riguarda. Ho cambiato identità e ho cercato di dimenticare come meglio potevo. Lux sentì il cuore arrivargli fino in gola. «Avevi detto che potevamo fidarci», mormorò con tutto l'odio che aveva riservato esclusivamente alla dottoressa. «E potete farlo. Io non sono suo figlio. Ai figli non si fa del male», disse guardando la sua bambina. E quello sguardo valeva più di 1000 coltellate. «Per questo hai preferito lasciare i tuoi amici?» disse Dave, che adesso si guardava le scarpe, la voce spezzata e le mani in pugni stretti da far male. «Per questo hai fatto finta che non fosse successo niente, dimenticandoti dei tuoi figli, papà?» disse, e nemmeno allora ebbe il coraggio di guardare quel bugiardo. Ma le sue parole erano così piene di rancore che adesso le coltellate al cuore di James erano raddoppiate. Azzurra, come Will e Harry, erano paralizzati. Persino il mondo attorno a loro lo era, e quell'aria tanto soffocante iniziarono a sentirla. La sentì anche Lux. Ogni respiro e boccata d'aria era pesante e nociva. Faceva male ogni qualvolta l'ossigeno le arrivava ai polmoni. Ma mai avrebbe provato ciò che stava provando Dave. Perché se lei nemmeno lo considerava suo padre, Dave aveva appena ritrovato il suo, in un uomo privo di valore, che adesso stava piangendo in silenzio, cercando di reprimere la sua vergogna. Lux sedeva di fianco a Dave sul divano dalla pelle rovinata. Giocherellava con le dita senza azzardarsi ad aprire bocca, e James, senza rendersene conto, la stava prepotentemente imitando. Seduto su una sedia davanti a loro, aveva lasciato che un muro di vergogna e codardia li dividesse. Eppure era stato in parte sincero, o almeno così cercava di vederla lui. Le sue intenzioni erano totalmente lecite e giuste. Voleva recuperare quel tempo perduto e liberarsi finalmente del suo passato, e questa volta li avrebbe salvati senza fuggire a gambe levate. «Non mi importa se sei mio padre, e non mi importa se hai lasciato che ci portassero via. Tu sei stato un privilegiato. Avresti potuto fare qualcosa. Avresti potuto denunciarli con la consapevolezza che tuo padre non avrebbe mai permesso di facessero del male», disse Dave, che teneva gli occhi puntati sulle proprie scarpe. James si lasciò sfuggire un lungo sospiro. «Era mio padre a svolgere gli esperimenti su di me. Non mi trattava in modo migliore, e se avessi denunciato, mi avrebbe ucciso senza riguardo. Quella era l'unica possibilità. Ero un ragazzino come voi, ed ero solo». Ne seguì un altro sospiro, sfiorò le labbra sottili e quando guardò negli occhi Dave riconobbe subito quelli di Evelyn, la sua amata Evelyn, e si sentì subito un idiota per non aver intuito prima, ma del resto era stato così anche per Lux. E adesso entrambi i suoi figli erano davanti a lui, a guardarlo e giudicarlo proprio come un criminale. Fu questo che lo spinse a raddrizzare la schiena. «Siete arrivati fino a qui, e questa volta non permetterò che gli sforzi dei miei compagni e dei vostri siano vani. Li combatteremo insieme e ne usciremo insieme. Non permetterò che vi portino via di nuovo, a costo di rimetterci la vita». Ed era sicuro nelle parole, ma Dave non riusciva comunque a credergli. Chissà da chi aveva ereditato la sua testardaggine. «Sei davvero bravo con le parole. Complimenti», disse prima di alzarsi e lasciarli lì. Uscì dalla porta principale e fece per allontanarsi dalla casa, ma venne strattonato da un braccio e in pochi secondi si ritrovò tra le braccia di Azzurra, che senza dire una parola nascose il viso nel suo collo, e questo bastò per farlo crollare. Dave scoppiò a piangere, avvolgendo la vita di Azzurra con le braccia e stringendola il più possibile a sé. I suoi singhiozzi riempirono l'intero perimetro e la ragazza sentì il dolore di lui arrivarle fino alle ossa, tanto da farle tremare le gambe. Sarebbe stato più facile addormentarsi e non alzarsi mai più, perché adesso sentiva di essere stato abbandonato. Tutto d'un tratto era diventato un orfanello
a cui era stato tolto tutto senza una giusta causa. Ma avrebbe vendicato la sua morte, avrebbe ucciso tutti, così da dare pace alla tomba di Evelyn e dare pace al suo cuore, che adesso più che mai batteva per sopravvivere.